Allora, amici di Radio Sanremo, Sanremo Village, ancora una volta, ancora una sera qua, in mezzo alla musica, in mezzo alla gente, e incontro i Jalis. Buonasera ragazzi. Ciao, buonasera. Buonasera, buonasera. Ciao ragazzi, ciao. Allora, la storia dei Jalis. Innanzitutto, come nasce questa grande e lunga avventura musicale? Nasce lì, nasce su quel palco là. Noi siamo partiti con Vivo nel 95, nel 96 con il primo Sanremo Giovani, nel 97 il passaggio a Big, e quindi la vittoria del festival. Quindi insomma, un po' di gavetta, a parte gli anni precedenti, delle sue cose, delle mie cose, un po' di gavetta ce la siamo fatta. Quindi arriviamo a vincere un festival, arriviamo all'Eurovision Song Contest, veniamo un po'... Si alimenta un po' di cattiveria nei nostri confronti, e noi non ci fermiamo, e oggi, 21 anni dopo, continuiamo a fare la nostra musica, soprattutto all'estero, e siamo qua. E siete qua, qui a Sanremo, dove un Sanremo che vi ha premiato nel 97, appunto, con Fiumi di Parole. No, però la vostra storia comincia prima. Tu tra l'altro sei stata anche... scoperta da Pippo, no, dal Pippo Nazionale. Dal Pippo Nazionale, sì, nella trasmissione Gran Premio nel 90. Io sono scesa giù dal Veneto, sono arrivata a Roma perché ho fatto le varie selezioni, che c'era un concorso su Radio Corriere TV all'epoca. Ho mandato via la cartolina, ho partecipato alle varie selezioni e alla fine sono arrivata a Roma agli studi della DER con... non ti dico quanti ragazzi eravamo, guarda, da lì sono usciti Tazenda, è uscito Scimemi, Aldo e Giovanni. Rosario Di Bella, insomma è uscita un sacco di gente, un sacco di artisti da quella... La musica di quegli anni 90, alla fine... erano bei tempi musicali, 90, sì. Bei tempi musicali. Questi qua sono stati... Paolo Vallesi, Paoletto. Con me ha fatto quella trasmissione, sì. Però voi adesso avete un disco uscito in tempi più o meno, sono già passati qualche anno, un disco che racconta storie di alchimista, storie... Esatto, noi, per dirti che non ci siamo mai fermati, uno dei tanti progetti è stato L'Alchimista per Sempre Tuo Cavaliere, ed è un progetto legato ad un'iniziativa dove abbiamo preso un testo molto bello di un autore napoletano, Andrea Cappabianca, che ha scritto questo testo dedicato alla gentilezza, alla bontà d'animo, che è quella di un papà in questo caso, che aiuta il proprio figlio attraverso varie cure tradizionali, ma non bastano queste cure, alla fine l'amore è quello che può aiutare ancora di più questa malattia, un po' è l'olio di Lorenzo il film, insomma, per intenderci. Quindi questo a sottolineare il fatto che le varie alchimie che ci sono, alla fine sì, possono essere utili, i vari medicinali sono assolutamente la medicina tradizionale, l'omeopatia, sono tutte cure. Poi c'è l'amore. Prima, e l'amore vince, durante vince su tutto, e dopo. Prima, durante e dopo è la migliore medicina che ci possa essere. Per se stessi e per gli altri, chiaramente. Quindi in questo caso questa canzone appunto parlava di questa cosa. Ma ne abbiamo fatte tante altre, poi abbiamo fatto un best of dove a dicembre dello scorso anno abbiamo raccolto tutti questi brani. E tu parlavi di musica all'estero, concerti all'estero, voi siete un po' in giro per tutta l'Europa. Abbiamo fatto un bellissimo concerto in Kazakistan con tre date sold out, adesso saremo in Olanda, in un'isoletta olandese dove, grazie a Logai olandese, collegato all'Eurovision Song Contest, andremo a fare due concerti entro giugno, fine giugno. Ma in questi posti vorremmo venire con voi, perché... noi portiamo Sanremo nel mondo comunque, quindi Radio Sanremo è con noi, noi un po', perché con questo format radiofonico Localitour d'autore... Poi ti lascio la parola, giuro. Questo format radiofonico Localitour d'autore ci permette di incontrare gli artisti e gli artigiani e di dare voce loro. E quindi grazie a Radio Sanremo, perché ci offre anche Radio Sanremo questo spazio. E niente, giriamo il mondo e ci portiamo la musica italiana. Certo. La musica italiana, perché qui in Italia magari, sai, alcune cose vanno e non vanno, la tradizione, insomma, uno magari non è molto legato, cerca sempre l'innovazione. Poi però la musica italiana fuori all'estero è sempre un punto di forza notevole. È chiaro. E la vostra è anche una storia d'amore, tra l'altro. Ma va! Diciamolo, perché si sente, è la musica, si sente nelle nostre puntate, vero, che è anche una storia d'amore, certo. Oppure no?
No, beh, guarda, noi siamo insieme ormai da 26 anni e penso che conosciamo ogni minimo sguardo particolare, atteggiamento, gesto, e sappiamo già dove vogliamo arrivare. Quindi l'intesa è viva al 100%. C'è una grandissima intesa tra me e Fabio e... ecco, basta. Basta il bacio finale. Ragazzi, Radio Sanremo vi ringrazia, Sanremo Village, e noi aspettiamo sempre di rivedervi là, su quel palco. Ma noi... Ma oh, c'è tempo, non è che... oddio, sono passati 21 anni. Ma c'è tempo. Ancora? No. C'è tempo. Io vorrei andarci con l'intenzione, anche con la testa. Con un bel progetto. Esatto, sinceramente, esatto. Andarci dopo, quando non hai più la testa, no. Preferisco evitare, perché poi il gioco diventa un gioco fino a quando tu vuoi giocare. Quando non è più un gioco che non vuoi più giocare, perché non ti va più di farlo, lasci fare. Ancora vogliamo giocare, ci vogliamo divertire ancora. È giocare con la musica. A fare le proposte per il Festival di Sanremo, intendo dire, e poi fare il nostro percorso, perché noi il nostro percorso non lo abbandoniamo mai. Quel posto là, che è Sanremo, è sempre nel nostro cuore, certo. E quindi ancora ci piace tentare questa carta. Ne faremo una 22esima probabilmente. Ah sì? Oh, aiuto! Ciao! Radio ciao. Sanremo, ciao, grazie! Ciao ciao!